politici, governanti, basta, ci avete rotto il c***o che il caro del gas è quello che ha portato la benzina e il gasolio a costare quello che sta costando e sta paralizzando l'Italia con i prezzi più alti anche nei supermercati. Ma basta, adesso vi racconto come funziona il giro della benzina. Sì, sono tutte tasse, ma volete sapere quante sono queste tasse in realtà? Senza tasse, senza accise, il prezzo della benzina oggi sarebbe 0,54 e quello del gasolio 0,60. I grandi distributori come Total, Agip, Eni, eccetera, 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 guadagnano l'8% su quello 0,55. La pompa guadagna 3-4 centesimi al litro e deve fare 1 milione di litri all'anno per riuscire a stare in piedi. Quindi cos'è che sta portando la benzina a 2,1,950 al litro? Cosa? Una base imponibile da folli! Adesso vi dico tutte le accise che abbiamo dentro. Tassa sulla guerra d'Etiopia del 35. Tassa sulla crisi di Suez del 56. Tassa sul disastro del Vajont del 63. Tassa sull'alluvione di Firenze del 66. Terremoto del Belice del 68. Terremoto del Friuli del 76. Terremoto dell'Irpinia dell'80, tassa sulla missione in Libano nell'83, tassa sulla missione in Bosnia del 96, ce ne saranno dentro ancora almeno 10. La domanda è, stiamo continuando a finanziare quella roba lì per caso? E allora, visto che non è così, dove cazzo vanno questi soldi? E allora volete condividere sta roba così magari gira e la gente sa come sono le cose? Tutta roba pubblica, eh? Chiunque la può vedere. Siete degli incapaci. E noi degli sfigati. E la transizione energetica è cara e noi che ci crediamo.